Eccoci qua. Buonasera a tutti e bentrovati a una nuova puntata del Salotto Culturale di Palma. Siamo giunti alla puntata numero 52 e ne mancano 9 per finire questa edizione, purtroppo. E ripartiremo settembre-ottobre di questo anno sempre. E nel frattempo ci concederemo una pausa. Anche questa sera siamo qui per presentare due libri. Intanto ringrazio come sempre gli ospiti che abbiamo avuto nelle precedenti edizioni e coloro che abbiamo qui questa sera, alla quale do la mia buonasera. Buonasera a voi. Buonasera. Buonasera. Buonasera a Buonasera. tutti. E buonasera poi a voi, Patrizia Marcello, per essere di nuovo qua a condurre insieme a me. Con Prima molto di iniziare, piacere. apro ormai la solita parentesi che tutti conoscono a memoria dall'inizio alla fine per farvi presente che da quest'anno abbiamo introdotto la liberatoria e io e i nostri ospiti che sono qui l'hanno compilata. Senza la liberatoria quest'anno non si va da nessuna parte perché purtroppo abbiamo avuto dei problemi. Chiudo subito la parentesi senza dilungarmi oltre. Scusate. E faccio presente a chi ci sta guardando pure, se avete delle domande da fare, fatele pure, che poi di tanto in tanto le leggeremo. Quindi passo subito la parola a voi, Patrizia Marcello, per iniziare tutto quanto e dare il via alla serata. Partiamo da Luisa Diaco. Allora, diciamo chi sono gli ospiti questa Esatto. sera. Abbiamo Luisa Diaco e Francesca Daniele in attesa di Marco No, Bassani, non ci ho capito niente. Marco Bassani è là. Marco è già presente. È il signore senza baffi. È invidioso dei baffi. Io c'ho poca roba in confronto a lui. Ma paia di un pochettino, no. Rimane un bastone. Francesca Daniele. Allora, i libri che, no, che ci presentano questa sera Luisa Diaco e da un'altra parte Francesca Daniele con Marco Bassani, manca ancora all'appello una terza co-scrittrice che si chiama Vita Firenze, sono rispettivamente Lei, mai sola, e La guerra dei continuum, il risveglio del bestiario. Cominciamo, Andrea, ti ripasso la parola e scegli tu da chi cominciare, così io non mi prendo. No, nessun problema. Intanto diamo il benvenuto a Valentina Fontan che ci augura la buonasera. È contenta di vedere in faccia Bassani Francesca. E poi ha scritto: sì, pure lei di Vita dove sei, però Vita ci raggiungerà sicuramente se riuscirà tra poco. Se no, pazienza, ci seguirà da, diciamo, da dietro le quinte. Ok, allora intanto allora iniziamo in ordine. Andiamo da Luisa, poi facciamo sia Francesca che facciamo anche a voi subito dopo. Luisa, chi Allora, intanto siete? raccontateci un po' chi siete, cosa vi ha portato a scrivere, fateci vedere il libro, dite il titolo. Allora, eccomi qua. Sono Luisa Diaco. Questo, aspetta, ecco, Eh sì, al questo è il contrario, se fai mio. sinistra va a destra, se destra a sinistra. Con calma, eh? Allora, questo è il mio romanzo, Lei ma sola, e questa è una copertina che ho fatto io, un mio quadro. Complimenti, molto bello. Grazie, grazie. Perché io ho conseguito studi artistici principalmente, quindi diciamo che sono prima una pittrice, poi una scrittrice. Però questi due amori sono sempre andati di pari passo, mai è stato lasciato uno indietro. Diciamo che la pittura è un po' più principessa, è un po' più quella che vuole emergere sempre, però la scrittura piano piano è sempre riuscita ad andare accanto a lei, insomma, la pittura. E quindi sono una che ha conseguito studi artistici, ho lavorato per teatri, conseguendo scenografie per teatri di Roma, alcune reti televisive. Però l'ambiente non era per me, non era per il mio carattere, io tendenzialmente sono una persona molto chiusa, quello è un ambiente che deve essere proprio completamente aperto e anche le persone che ci lavorano devono essere completamente aperte. Per cui ho mollato tutto e ho iniziato a lavorare nella scuola e continuare comunque a dipingere per commissioni.
E poi niente, poi questo amore per la scrittura è iniziato ad uscire fuori, aveva bisogno di avere più attenzione e quindi ho provato a portare la mia scrittura prima attraverso delle poesie e dei racconti che ho pubblicato e poi infine sono approdata in un romanzo che è questo qui, appunto, il mio primo romanzo, Lei ma sola. Perfetto. Passiamo. Marco e Francesca, sta a voi decidere chi vuole dire qualcosa. Magari o vi presentate entrambi, dite chi siete tutti e due. Allora, guarda, io Intanto diamo la buonasera pure a Adele, che pure lei fa i complimenti, a Maria Grazia Porcellu, che pure lei augura la buona serata a tutti. Salutiamo buonasera Maria entrambe. Grazia. Buonasera. Vabbè, allora io sono un master di giochi di ruolo. Ho iniziato con uno sguardo nel buio negli anni '80 e con molti gruppi di amici, da cui poi è uscito Cyberpunk e vari altri giochi di fantascienza. E ci siamo guardati noi e abbiamo cominciato a dire: ma creiamo qualche cosa di nuovo? E poi tutti quanti fissavano a me e ho capito che io dovevo tirare fuori le regole. E da lì abbiamo giocato e ho cambiato più o meno, oltre loro, altri 7 gruppi di persone, 8 gruppi in tutto, che erano un po' dislocati un po' in tutta Italia. E loro poi se ne sono andati all'estero e da lì loro mi hanno ricontattato per fare delle partite. Dite, cioè, facciamo attraverso lettera. Poi è uscito tutta questa cosa online, internet, tutto il resto, perché sennò se contavamo attraverso le lettere. La vista. Quindi poi a un certo punto ci siamo conosciuti io e lui, sempre per caso, è stato proprio per caso, il classico. Ho visto anche cinese. Lui in pratica è stato chiamato da degli amici, io ero a cena con questi amici e ci siamo conosciuti quella sera. E da là sono nate le nostre storie, perché a un certo punto lui ha detto: perché non far diventare dei libri le nostre storie? Precisamente, io ho acchiappato tutti i miei gruppi, l'ho andato insieme. Molti di questi gruppi non andavano d'accordo tra di loro. Allora è uscita poi la cosa della pandemia, era allora con internet ho potuto acchiapparsi i gruppi e metterli insieme, però altrettanto non andavano d'accordo e allora si ammazzavano sui E quindi da là, giochetti. comunque si è cominciato queste storie, a cui si è unita anche Vita Firenze, e in queste storie troverete diciamo un po' di tutto, romance, sci-fi, fantasy, dimensioni parallele, muti, realtà, Molto è più che però fantasy. sulla guerra di continuo diciamo prevalenza la parte fantasy e romance. Mentre sulla trilogia precedente troverete anche un'introduzione molto dettagliata che vi appunto aiuterà a entrare nel di cui ha parlato precedentemente Marco. Anch'io sono una pittrice e nei miei libri troverete diverse illustrazioni. Allora, nella precedente trilogia, devo dire la verità, erano molto ricchi. C'erano spesso anche illustrazioni a colori. Qua abbiamo dato più spazio al racconto, però ecco, qualche illustrazione vorrei farvela vedere, anche qua l'abbiamo inserita. Un attimino che ci arriviamo. Ecco, per esempio questo sarebbe uno dei protagonisti, bestiario, in bianco e nero. Sicuramente nel gruppo Le Cronache di Doom lo troverete insomma in maniera dettagliata. E questo è un carboncino e matita. E Complimenti. sono più che altro una acquerellista. Le cover e la grafica è tutto di Vita Firenze, che è socia dell'Orion Lab, appunto il famoso Orion Lab dei servizi editoriali. Di che cosa parla in generale la nostra storia? A parte appunto questo collegamento dei giochi di ruolo, di seconde possibilità. Ok, poi magari dopo lo approfondiamo adesso andando avanti. Andrea, Senza svelare tutto adesso. la parola a te, Andrea.
No, lascio la parola a voi. Io ho fatto la prima domanda, tocca a voi. Ora la prima domanda che faccio a Luisa è: quanto c'è di autobiografico in un Lei mai sola? Tanto, presumo, I suppose. E così cominci a parlarci, Luisa, cara, dei personaggi, però non diciamo troppo, non diremo troppo, dei personaggi della tua storia, del tuo romanzo, e quanto c'è di te. La stessa cosa poi ci risponderanno anche loro. Certamente. Mi raccontano anche del loro libro che già volevano iniziare, approfondiranno questa cosa che hanno iniziato. Esatto. Allora, come vi dicevo, c'è sempre stata questa battaglia tra la pittura e la scrittura, perché ho sentito la necessità di far emergere la scrittura, perché c'è gran parte della mia vita qua dentro, all'interno di questo romanzo. Però non volevo che fosse un romanzo autobiografico, perché per l'esperienza vissuta la sentivo troppo pesante come storia, e anche una grande difficoltà poi a portarla all'attenzione del lettore. Quindi l'ho un po' romanzata, per cui c'è tanto di me, ma ci sono anche tante cose inventate. Soprattutto alcune cose sono state modificate rispetto a come sono andate, perché mi piaceva pensare un risultato diverso da quello che è stato. E quindi c'è tanto di me, soprattutto nella parte iniziale. E la protagonista Giulia è me che si specchia e trasforma quello che è stato, quello che è accaduto. E quindi la protagonista è Giulia, però non c'è solo lei come protagonista. Ho voluto che anche le persone che stavano intorno a lei potessero avere un ruolo importante in questa storia, perché credo che alla fine non c'è mai un protagonista nella vita, ci sono tanti coprotagonisti nella nostra vita, quindi non poteva emergere e gli altri stare indietro, e quindi anche gli altri parteciperanno alla crescita di questa donna e vivranno la storia insieme a questa donna. È una donna amante dell'arte, quindi eccomi qua. È una donna che ama un po' tutto, le leggende, la cultura, la natura, e si approccia a questi in maniera molto profonda, non superficiale, con un occhio attento, non solo a quello che vede, ma anche a quello che percepisce attraverso quello che vede. E quindi è un viaggio non solo in luoghi ricchi di arte, leggenda, architettura, e il lettore sarà portato in Giappone, in Uganda, in Sicilia e sulla costiera amalfitana, ma sarà anche un viaggio all'interno dell'animo umano, perché avevo la necessità proprio di far arrivare un messaggio al lettore che è quello di guardarsi dentro per poi affrontare tutto quello che lo circonda, o alla lettrice che la circonda. Ok, intanto Vita, la buona serata, e si scusa che ha problemi tecnici a connettersi, però è qui che ci segue. Ti salutiamo tanto e speriamo di rivederti presto, Vita. Buona serata anche a te. Buona vita, Vita. In fondo, Luisa, e poi passiamo subito a Marco e a Francesca, un po' il tuo libro è uno sliding door, cioè quello che è stato, ma quello che avrebbe potuto essere. Molto interessante, molto intrigante, direi. Suscita molta curiosità. Poi torneremo sopra al messaggio che hai voluto trasmettere con il tuo libro. Adesso rivolgiamo la stessa identica domanda anche a Francesca, Daniele e a Marco Bassani. Raccontateci qualche cosa, così, dei personaggi, anche perché il titolo, ripetetemelo per favore, lo dite voi, così lo annunciate ai la nostri. Guerra del continuo. C'è un sottotitolo. La guerra del continuo, il risveglio di bestiario. È un sottotitolo. Ecco. Il risveglio di bestiario. Il bestiario sarebbe il che è custode delle armi sacre che serviranno una dimensione
concepita tipo un al di là per gli eterni e le divinità, serviranno queste armi alla custodia di questo posto per tenere appunto sotto controllo tutte queste creature, essenze, presenze di un certo livello. Questo perché a un certo punto della storia, diciamo, questa ragazza, tra virgolette, perché è molto di più, avrà la responsabilità di prendere le redini e di gestire questa dimensione, che chiedendo, diciamo, il supporto alla dimensione reale, quindi dei viventi, da risiedere. E nella dimensione reale vi sono il continuum con figli, mogli, insomma tutta una teoria di divinità e di eterni intorno a sé che aiutano a mantenere la realtà viva, ferma, costante. Questo perché la realtà, così come è concepita, è retta da colonne portanti. Queste colonne portanti possono essere persone, ma anche luoghi e anche sì, delle entità animali. E questo perché nel corso della storia incontreremo, per esempio, il destino, Doom, che viene concepito inizialmente come un destino, ma poi si scopre molto di più. Ora non vorrei dire troppo del suo continuo, però diciamo nella guerra dei continui si arriva a un certo punto della storia in cui questo destino riesce a tornare a casa dopo una sua catarsi e ha un nuovo nome, Tarot, che è molto seguito dalle sue lettrici. Tarot, diciamo che è proprio un personaggio molto molto amato, è piaciuto molto. E a un certo punto quindi della sua storia è arrivato a determinate scelte che deve prendere. O persegue diciamo il suo desiderio di riconquistare il suo continuo in una certa maniera, oppure accetta la nuova vita per cui ha lottato tanto e accetta anche i cambiamenti. All'interno di tutto questo vi è questa guerra che si prepara, una guerra tra dimensioni, realtà e vari tipi di continuum, proprio perché ogni realtà esiste con il suo continuum e il suo destino. Io posso dire solamente che la parte in questo libro, cioè, sono tutte persone reali, ossia ogni persona è una persona che mi hanno... Ma io ho raccontato la storia, loro si sono mossi nella storia, mi hanno lasciato delle loro idee, il loro modo preciso di riportare quel personaggio che io ho riportato giocando. Poi loro l'hanno poi romanzato, sistemato. Per esempio, all'interno della storia di Santa Volta, l'imperatrice dell'Eva, la piccola imperatrice Gea, sono tutti i miei personaggi che a un certo punto sono diventati avatar, cioè personaggi, diciamo... Troppo potenti per essere giocati, mentre per esempio il suo continuum, il suo personaggio Gunn Black è uno dei suoi personaggi, Kultad Palpatine, Lord Vampiro, Arciduca, Demone, è sempre un suo personaggio. Quello io l'avevo creato come un nemico, uno da distruggere. Ma a me è piaciuto che me lo sono tenuto. Mi è piaciuto troppo la modificata, nel senso, nella masterizzazione, sì. Giocando è riuscita, poi ti è dato con le empatie. Ho ragione, perché moltissime le sono fatte. Sì, l'ha modificata bene. Mi sento un attimo a tratti. Abbiamo dei problemi con la connessione di Francesca. Intanto abbiamo Vita che ha scritto poco fa, ha scritto che Tarot è un personaggio molto poliedrico, e Valentino Fontana che scrive anche Kultard, non è male. Poi dopo chiederemo ulteriormente chi è questo Kultard. Mi dispiace dovermi congedare da tutti questi personaggi, ma devo andare a fare le prove, quindi scusatemi. Vi auguro un buon proseguimento, complimenti a tutti per aver saputo mettere tutti questi personaggi, sia sia Luisa se stessa, quindi facendo una specie di tuffo di fronte agli altri, il re è nudo, no?
si mette in evidenza. E invece Francesca e Marco presentano una congerie di personaggi affascinantissimi in un mondo reale, surreale, iperreale, sovrannaturale. Arrivederci, alla prossima, tanti auguri a tutti. Ciao Andrea. Grazie a te Marcello, alla prossima. Mi sta lasciando sola come una scarpa spaiata. Allora, purtroppo abbiamo questo... Aspetta che forse so, vediamo un attimo se riescono a collegarsi. Vediamo. Intanto andiamo avanti con Luisa. Andrea, ecco. Ecco, vediamo se adesso vanno meglio, che si sono ricollegati. Sì, oh, li vediamo meglio. Aspetta che ce ne abbiamo due, uno lo tolgo. Vediamo quest'altro. So, allora, si sono sdoppiati. Abbiamo adesso passiamo la parola ad Andrea. Sì, intanto abbiamo Vita che ha scritto il personaggio Beautiful, ci fa un baffo e ha scritto una buona serata. Quindi cambiamo di nuovo a te pure Vita, la buona serata. Allora, visto che un po' avete parlato, è uscita la domanda proprio di Coulthard, ci volete dire chi è questo Coulthard? Ha fatto notare Valentina Fontan e poi dopo andiamo avanti. Faccio la domanda successiva. Allora, Coulthard nasce come Lord Arciduca Vampiro. Lui in pratica, allora sì, è in pratica è un grande seduttore, una persona molto potente, che è membro di una famiglia prestigiosa nella terra del 3005, quindi parliamo comunque sia sempre con questa urban fantasy, sci-fi. Sì, beh. Allora, lui diciamo appare come quindi un personaggio estremamente raffinato, seducente, tutto quanto. Poi quando diciamo le sue accompagnatrici lo vanno a conoscere, scoprono che è un tipo distratto, un po' sbadato e anche puffo. Sì, anche puffo. Ha una storia molto antica, lui nasce praticamente col pianeta Terra. Ha tutto, esatto, ha un excursus particolare in cui scopre in pratica civiltà nascoste. Sì. Riceve l'immortalità a un certo punto e nel corso delle ere diventa un occultista, un grande necromante, tutto quanto, fino a che appunto arriva nell'epoca moderna. Conosce anche una sorta di set, esatto, che in pratica appunto lo vampirizza e sarà il suo sire, diciamo. E poi nell'epoca moderna, diciamo, appunto incontra Cassandra Gold, che è una delle protagoniste, sempre nel corso della storia, perché lei è una guerriera imperiale di un impero galattico molto lontano e fuggita sulla Terra per scappare da un matrimonio di combinato, classica assimilazione matrimoniale. Però non sarebbe stato questo impero conquista attraverso le dimensioni. Allora la Terra l'hanno conquistata 70.000 volte in diverse dimensioni. Sempre per i concetti di infinite realtà e infinite dimensioni. No, soprattutto perché sto imperatore vede che ci stanno altri alter ego di lui in altre dimensioni, allora lui va lì per distruggerli, assimilarli, perché lui è il signore del nulla, solo che si è condensato e è diventato una creatura in... Abbiamo dei piccoli problemi tecnici. Eh sì, ogni tanto si bloccano. Sì, è questione di connessione purtroppo. Eh sì, purtroppo. Eh sì, è un problema di internet. Eh sì, tanto stasera siamo tutti collegati, chi più chi meno, tanto i server e i ripetitori non riescono a leggere tutto. A volte capita. Aspettiamo che si ricolleghino, tanto si sono frizzate, adesso vediamo se si riusciranno a sbloccare. Nel frattempo ritorniamo a Luisa, intanto ci vuol dire magari in quale momento della giornata preferisci scrivere, la mattina, la sera, la notte, c'è un momento tra la pittura, la scrittura, quando trovi tempo, visto che la pittura è quella che diciamo ha preso il sopravvento. Sì, tendenzialmente è sempre lei che insomma cerca di farsi spazio sempre e comunque. Però insomma negli ultimi anni, come ti dicevo insomma prima,
riesco ad alternare bene la situazione. Prima era veramente una battaglia. E di solito scrivo quando mi capita, cioè nel senso che non ho un momento della giornata, mai la sera e mai la notte. Mi capita se sto camminando, che ne so, di prendere un foglietto dentro la borsa e scrivere. Mi capita che se sto in qualunque posto scrivo. Poi se devo appunto scrivere in maniera più corposa, in genere preferisco il pomeriggio. Mi sento un po' più lucida, perché la sera non connetto più. E poi cerco di memorizzare anche magari quando sto a letto per andare a dormire le cose che mi vengono nella mente per poi riportarle il giorno dopo. Però difficilmente mi alzo e scrivo quello che mi passa per la mente. Riesco per fortuna a ricordarmele il giorno dopo e quindi comunque a trascriverle. Però la maggior parte la passo... cioè la scrittura la faccio, la metto in pratica nel pomeriggio, perché poi io faccio una grande ricerca, anche se poi magari quella cosa non la inserirò nel libro, però io cerco di tutto e di più per essere ispirata. Nel mio caso ho parlato del Giappone perché ho unito due culture che secondo me erano molto vicine, quelle della costiera amalfitana del Giappone, per la mitologia, per i luoghi ricchi di arte, e siccome io sono stata nella costiera amalfitana ma non in Giappone, ho dovuto leggere tantissimo, vedere anche dei video su YouTube dei matrimoni giapponesi, della cerimonia del tè, andare nei siti giapponesi e tradurli con il traduttore, perché se no era allucinante, ovviamente non conosco il Giappone. E quindi ecco, il pomeriggio mi capita di perderlo, insomma di utilizzarlo anche per queste ricerche, per cui preferisco farlo nel pomeriggio, perché poi la stanchezza sale, poi la mattina lavoro, quindi è un momento che dedico più facilmente alla scrittura. Sì, ok. Sì. Intanto vediamo se abbiamo, diciamo, traccia degli scomparsi di Francesca e Marco. No, non li vedo ancora. Sono scomparsi nel continuum. Sono stati risucchiati dal libro. Sono stati trasformati. Sono stati risucchiati nel... Coulthard se li è presi, visto che c'ha l'età della Terra. Sono stati assorbiti da Coulthard. Esatto. Sì. Che sarebbe il libro di Francesca Daniele e Marco Bassani un ottimo spunto per fare una bella serie fantasy. Cosa di che stavo pensando anch'io a dirla questa cosa. T'ho rubato le parole di bocca, perché non fa niente, ne trovo altre, tanto non mi mancano. Non è una trilogia, Andrea, e no, spesso abbiamo le stesse parole che ci stanno per uscire, gli stessi pensieri, andiamo molto d'accordo in effetti. Per questo che conduciamo questa trasmissione, perché siamo molto simili, come non proprio uguali, infatti Andrea ha un'impostazione più da scrittore, io da lettore, per cui, anzi da lettrice, però sai, termine lettore più neutro. Sono in privato che mi ha scritto cosa sta facendo l'Inter, purtroppo ti posso rispondere, non lo so, la televisione non ce l'ho accesa. Non so, mi è arrivato addirittura un messaggio in privato, cosa sta facendo l'Inter. Mannaggia. Non lo so, il bello della diretta, o ha sbagliato persona. Comunque invece è un bel connubio lo scrittore con la lettrice, perché ci sono due punti di vista che sono fondamentali poi, no? Sì, molto diversi tra loro, perché certo, chi scrive in genere propone e poi il lettore dispone, nel senso che si gode pienamente quello che è stato creato dalla fantasia, dal cuore soprattutto, e dal messaggio che lo scrittore vuole comunicare. E a proposito di messaggio, già che ci siamo, chiedo a Luisa, dato che prima l'abbiamo interrotta, che messaggio ci vuoi dare? Luisa, che persona è? Dacci appena appena
una piccola visione senza dirci tanto, perché signori, i libri si devono comprare, si devono leggere, mi raccomando, noi qua siamo solo per presentare uno scritto, un'opera scritta. Luisa, che cosa fa? Come si muove nella sua realtà? Qual è il messaggio che tu ci vuoi dare con la storia di Luisa? Allora, innanzitutto il messaggio del romanzo è quello di cercare se stesse, di ritrovare se stesse e di non farsi abbindolare, fregare da tutto quello che circonda la persona. In questo caso è Giulia, come posso essere io, può essere tu, puoi essere lui. Ma cercare di trovare una consapevolezza interiore che possa poi aiutare ognuno di noi a seguire la strada, qualunque essa sia, però che ci sia una consapevolezza, perché io penso che negli ultimi anni questa consapevolezza manca, dovuta a delle immagini che abbiamo, no? Degli altri, che vogliamo forse spesso seguire, e che però spesso non rispecchiano chi siamo. Io dico sempre, è meglio essere se stessi e dare il meglio di se stessi, piuttosto che essere qualcun altro e poi non sei mai il meglio di te, perché non puoi mai somigliare all'altro, perché siamo unici, no? E questa è la cosa fondamentale. Un altro messaggio del libro è quello di, non è una denuncia, ma bensì un incitamento affinché nessuno rimanga sotto la violenza dell'altro, ma che possa trovare il coraggio e la forza come questa donna, Giulia, per combattere la violenza. In qualunque modo, non c'è bisogno che uno debba per forza prendere il megafono e urlare, lo può fare in qualunque modo. Giulia in questo caso l'ha fatto attraverso l'amore per l'arte, è riuscita a liberarsi dal proprio carnefice attraverso l'amore per l'arte, che era così forte, così potente, che l'ha portata a conseguire gli studi artistici, a ricoprire un ruolo importante in una società di architettura, e da lì a ritrovare se stessa ed affermare se stessa. E questo è quello che il libro poi vuole trasmettere al lettore, quello che di ritrovare noi stessi e di non stare sottomessi, perché la sottomissione non porta a niente, fa solo del male, ci procura del male, del male non ci dà soddisfazione in nulla, siamo succubi di qualcosa che non è nostro. E invece ci sono tanti modi per uscire dalla violenza e ce la si può fare, questo io dico, questo dice Giulia nel libro, che ce la si può fare, e ce la si può fare attraverso ad esempio un amore per qualcosa, un hobby, un sogno che uno vuole realizzare, un viaggio, viaggi, cioè, abbiamo tante cose, no, a disposizione e possiamo usarle tutte. Però la cosa fondamentale è questo, di non seguire le mode, di non essere sottomessi a dei canoni, ma di essere noi stessi, perché poi alla fine siamo tutti belli, siamo tutti importanti, abbiamo tutti un grande valore dentro di noi. E questo lo dice anche Luisa, che ognuno di noi ha un grande valore. Di non soffermarci su quello che vediamo, l'apparenza. Perché l'apparenza non è sostanza, ma di guardare oltre, di imparare a conoscere l'altro, perché questo poi ti aiuta ad avvicinarti all'altro, perché sai com'è fatto, ti puoi tutelare da alcune sue parti che magari non ti piacciono, oppure puoi addirittura dire no, questa persona non la voglio perché mi fa del male, perché distrugge chi sono, e io invece voglio essere qualcuno. E diciamo che questo romanzo è nato proprio per questo motivo, perché avevo la necessità di dire all'altro quello che è stata la mia esperienza e dirlo alle donne, perché il libro è dedicato a tutte le donne soprattutto, ma dirlo all'uomo perché possa conoscere in maniera diversa da quello che si è immaginato la donna ed amarla per quello che è, non per quello che lui vorrebbe. È un messaggio importantissimo, di una grandissima valenza, secondo me.
Infatti anche perché... Valentino Fontana ha scritto che sono delle belle parole queste di Luisa. Sì, grazie. Molto bello, molto bello. Ti dirò che quello che ci hai detto è completamente condivisibile, perché la consapevolezza che ci aiuta a capire come muoverci in un mondo che a volte ci è ostile esige anche molta maturità. La maturità porta alla consapevolezza, e forse anche l'attraversare periodi negativi aiuta a comprendere quanto noi non ne dobbiamo essere succubi, quanto noi dobbiamo trovare in noi stessi la forza non solo per resistere, ma proprio per cambiare. Io penso che la mattina, penso che tu ci abbia voluto anche dire questo con questo tuo romanzo. Quando ci si sveglia, soprattutto non solo le donne, ma anche gli uomini, guardandosi allo specchio debbano capire chi sono. Perché se non si sa chi è, chi si è chiaro che non, si rimane sempre succubi di qualche prevaricazione o di qualche prepotenza altrui, che può essere una prepotenza psicologica o anche fisica. Quindi il personaggio di Giulia è un personaggio in cui noi possiamo ritrovarci. Possiamo ritrovarci e leggerci, leggere noi stessi, perché in fondo è una battaglia che Giulia conduce, ed è una battaglia che ha dei risvolti positivi. Ecco che ritornano i nostri Francesca e Marco, dopo li tartasseremo. È successo anche a noi, Francesca, quindi è un ottimo, è un bellissimo messaggio, soprattutto anche perché è un messaggio vissuto personalmente, è una crescita personale, è un processo quello della crescita e della maturazione, che penso non finisca mai. Il momento in cui penso, noi diciamo, sì, sono arrivato a capire, non c'è, non si arriva, ma infatti nel libro è chiaro, perché lei termina gli studi, ricopre un ruolo molto importante in una società di architettura, poi incontra un personaggio che lavora in questa società e la ributta giù completamente. Questo per dire che non si arriva mai al raggiungimento della felicità eterna, della serenità eterna. C'è sempre qualcosa che può metterti in difficoltà, però con l'esperienza acquisita puoi ritrovare di nuovo la consapevolezza che hai perduto in quel momento, perché la vita è fatta di alti e bassi, che uno lo voglia o non lo voglia, e quindi è bello attraverso la scrittura scoprire che poi nello scritto c'è la vita di ognuno di noi, ci sono gli alti, i bassi, si sale, si scende, si subisce, si ritorna indietro, si va avanti un po', però questo è uno scopo che ci porta ad essere sempre il meglio di noi stessi. Non è che tornare indietro è una sconfitta, assolutamente no. Questo andare indietro è perché scoprirai dopo che c'è qualcosa ancora di più importante da raggiungere per la tua vita, perché evidentemente quell'equilibrio non era sufficiente per la tua vita. E quindi fai questo avanti e indietro, poi vai avanti, poi vai indietro. È anche una bellezza in questo senso, perché ti arricchisce poi alla fine. Il romanzo, come dicevo, non è una denuncia, è proprio un voler portare il lettore attraverso la leggerezza, perché non doveva essere pesante, assolutamente no, attraverso la leggerezza, quindi questo viaggio in Giappone, questa ristrutturazione di un tempio giapponese, un'amica siciliana che è esuberante, che la sconvolge perché lei è un po' più chiusa. Ecco, attraverso questa leggerezza arrivare però al cuore del lettore. Complimenti. Allora, perfetto. Francesca e Marco, finalmente vi abbiamo ritrovato. Gli facciamo a loro pure le stesse domande che abbiamo fatto a Luisa, e nel frattempo diamo il ben trovato pure a Milena, che ci ha aggiunto anche lei, che ci ha commentato poco fa, che vi ricordo. Grazie. L'appuntamento domani sera, che io sarò in diretta proprio con Milena.
Quindi se volete guardarci dalle 21 ci troverete di nuovo online. E se non potete per vari impegni essere online, ritroverete Andrea e Milena in differita. Esatto, tanto è sempre in differita, come il salotto, tutto in differita, pure ci siamo sempre. Allora, Francesca e Marco, io ho chiesto a Luisa qual è il messaggio del vostro libro, perché anche se apparentemente il vostro romanzo è un romanzo pieno di personaggi, pieno di situazioni che si sovrappongono a livello temporale, a livello materiale, ci sono tante situazioni diverse, con mille situazioni, tutte quante molto affascinanti, un messaggio sicuramente voi lo avete voluto dare in questo libro. E allora adesso vi chiedo... La preservazione della vita. Oh, fantastico. Praticamente sarebbe la preservazione della vita e lottare per creare un habitat intorno a qualsiasi forma di vita, anche animale o anche spirituale, roba del genere, per la continuità, ma non per arrendersi e lasciare che un nemico crei la vita a modo suo, ma lasciare in modo proprio che la vita scorra da sé e che uno lotti per preservarla. Inoltre è molto importante le seconde occasioni. Tutti hanno diritto a una seconda occasione, a una seconda chance per potersi riscattare, per poter realizzare se stessi, per un qualunque cosa. Nella vita tutti hanno diritto ad avere una seconda occasione. Quindi, come per esempio la storia di Tarot, che da Doom ha avuto continuo, gli ha concesso questa seconda occasione. Ok, fino adesso sei stato Doom, hai fatto quello che hai fatto, hai sbagliato quello che hai sbagliato. Ora io ti faccio un grande dono, una seconda occasione, una morte e una rinascita. Individuo, ma ecco, anche tu hai diritto a una seconda chance. E soprattutto i propri sogni. Bisogna sempre lottare e credere nei propri sogni, perché se non ci crediamo noi, nessun altro può crederci al posto nostro. Questo secondo noi, ecco, sono i precetti su cui si basa tutto quanto. Come per esempio, ecco, parlavamo prima di Cassandra Gold, c'è una serie in programma tutta su Cassandra Gold. Noi abbiamo firmato già da un po' con la casa editrice Mezzelane, e sarà liberando la storia. Quando uscirà, perché sennò è privato, cominceremo a far uscire tutti i libri loro. E quella sarà una serie dedicata tutta a Cassandra Gold. Questo con dei psicologi in modo che vada a stimolare la fantasia, però. Certo. Scusate. Quando uno spiega, vabbè. Questo libro che voi avete scritto, La guerra dei continuum, è il primo libro o fa parte di una saga, di una trilogia, di qualche cosa? Ecco. Di una saga. No, sono altri prima e poi altri dopo. Allora, ecco. La guerra del continuo, Il risveglio di Bestiario è il primo di una saga sul continuo spazio-tempo. Prima ancora, ecco, c'è una trilogia che è Le cronache di Doom, che sono Le cronache di Doom, Le pagine perdute e Lo spettro del passato, in cui ci sono, diciamo, tutte le basi per entrare appieno nel, diciamo, in questo, nel world building di tutti. E mi sa che hanno di nuovo qualche problemino. Che peccato. Sì, che proprio peccato. Sul più bello. Ecco. Eccoci. Quindi dicevamo, parliamo di come è stato scritto, abbiamo seguito. Della teoria appunto della multidimensionalità e di tutto quanto, quindi si parla anche delle società vampire, delle emanazioni dei continui, è tutto spiegato in maniera molto precisa. C'è una diversa metodica di vedere i demoni, perché ho fatto anche degli studi religiosi e non,
per le varie sfaccettature che ci stanno nei diavoli, nei demoni. Comunque nei... è tutto costruito in maniera, diciamo, con precetti scientifici e con studi socio-religiosi molto precisi. Quindi noi siamo partiti proprio da tematiche diciamo concrete. Sì, sì, sono molti amici indiani che mi hanno spedito tutte le varie metodologie, sì, dei dei, dei demoni e varie forme. Infatti c'è un capitolo con il del continuo spazio-tempo in cui si parla proprio della nascita del Pantheon del continuo. Quindi questa, tutta questa mitologia che voi avete creato, fra l'altro, è una mitologia non completamente inventata, ma documentata proprio come ci dice Marco, perché avete voluto essere proprio anche molto precisi. Bravi, complimenti, perché... No, addirittura i portali dimensionali ho dovuto modificare determinate cose, perché se la gente sarebbe talmente matta che li aprirebbe pure. E ci avevo stimati tra i colleghi, tra amici. Ma tu farò molto no, con tutto venisse i paralli, perché poi c'è... Marco, c'è da... Marco, c'è da augurarsi che sia, che rimanga nel mondo della fantasia tutto questo, perché è abbastanza... No, no, ho modificato tutto. Ho modificato tutto, perché sennò c'erano anche dei salmi, delle cose da, da pregare, roba del genere. Allora ho fatto, no, no, questi qua, ti appongo un ragazzino che gli piace, sai cosa? E mi apre un portale dimensionale. No, no, lascia. Ecco. Comunque è tutto. E ti sentiamo appena. Vogliono avere, diciamo, la, diciamo, una certezza che tu parti da delle basi concrete. No, addirittura io ho dei matti amici che quando hanno dovuto costruire le astronavi hanno voluto sapere il funzionamento del motore. Alla Star Trek mi sono dovuto inventare tutto. E ci sono, non i cristalli di litio che ci stanno su, però... utilizzando il nucleare attraverso determinati cristalli e roba genere, si potrebbe anche, però è una spesa enorme per un missiletto. Solo per trovare il litio ci vuole una montagna. Sì. Anche se ci sarebbe sulla Luna quel liquido là, Europa 7, Europa 9, non mi ricordo come si chiamano, però vabbè. Sì. Ma quello è solamente una storia futuristica, può essere qualcuno nel 3000 veramente lo creerà un carburante, ma sicuramente. Però comunque è vero che gli appassionati che hanno, diciamo, la passione di queste cose. Però guardate, c'è stato nel 90 masterizzai una sorta di piramide trovata nell'Antartide. E guarda caso, pochi anni fa, qualcuno ha trovato una piramide in Antartide. Allora gli amici miei mi hanno chiamato dicendo, ma come facevi a saperlo? E io ho fatto, no, è una cosa di fantasia. E ho detto, strano che c'è stata proprio una piramide in Antartide. Vabbè. Lo sapevi. Beh, vedi, quando la fantasia supera la realtà, è vero. Perché in effetti quello che noi possiamo immaginare a volte si verifica. A me pure sul libro che sto scrivendo si sono modificate alcune cose che ho scritto, È capitato pure a me. A me piace fare sempre dei parallelismi. Se andiamo a vedere il sottomarino, no, quello avviato, il sottomarino, poi è venuto poi il sottomarino. Sì. I viaggi in Luna, sì. Giulio Verne. Lui è andato in fantasia e poi ci sono andati. Il famoso film di Méliès, in cui c'è quello della Luna con la faccia, quello è bellissimo. Colpisce l'occhio della Luna, fantastico. E infatti è andato così. Intanto per voi, Francesca e Marco, abbiamo i saluti di Linda Bertasi che ha scritto prima, e poi abbiamo Sandra De Felice che pure lei augura la buona serata.
Grazie a tutti quelli che ci ascoltano. A me piace sempre trovare dei punti di contatto fra lo scritto di un autore e lo scritto dell'altro, in questo caso degli altri. Manca purtroppo la nostra vita a Firenze, però ci sta seguendo da remoto e quindi è con noi lo stesso. Sì, sì. Tanto in è una effetti, colonna portante, allora. In effetti, la possibilità di avere un'altra opportunità esiste sia nel libro di Luisa che in quello di Francesca e Marco, perché Giulia ha la possibilità di capire che cosa potrebbe essere stato quello che invece è e di regolarsi di conseguenza per cambiare il proprio status, e le occasioni che riceve, l'occasione, la seconda occasione che riceve Torat, la possibilità di cambiare il proprio destino è uno degli elementi che ricorre nei vostri libri ed è una cosa molto interessante, perché tutto questo ci fa pensare alle risorse che noi abbiamo interiori e anche alle risorse che abbiamo realmente davanti a noi, che ci possono permettere di cambiare la nostra situazione. Sono due libri veramente molto interessanti. E prima, quando voi, purtroppo, Francesca e Marco, eravate assenti per motivi di collegamento web, abbiamo detto ci verrebbe fuori una bellissima serie fantasy come quelle che come quelle che trasmettono su Sky. Sarebbe stupendo, bellissimo. Ci avete pensato? Gianluca alla fine finirà la sua fantasia e comincerà a prendere un po' di qua, un po' di là. Non c'è solo Gianluca, ce ne stanno anche altri che stanno lanciando nuove idee su Star Trek. Star Trek che sta fantastico, diventando anche una sorta di evoluzione. Non so se avete visto, sanno, una nuova serie che dovrebbe uscire, dove fa vedere tutti i vecchi con la barba bianca. Sono un'appassionata di Star Trek. Dal capitano Kirk. No, io vado a Star Galattica. Io ero proprio una practice di quelle spiegatate. Sì, ci si vestivano proprio da soldato di Roma. Io ero per Battlestar Galattica, i Siluni. No, tanto che tutti siamo stati innamorati di quella serie televisiva. Bellissima. Bellissima. Sì. Impossibile non apprezzarla. Un saluto del dottor Spock. Life long and prosperity. Bella. Andrea, passo la parola a te. Ok, allora, visto che tra poco siamo in conclusione, magari ci volete dire dove si possono trovare i vostri libri e dove possono trovare voi, se vi volessero contattare. Allora, me su Instagram, su Facebook, il libro si può trovare in tutti gli store, anche nelle librerie, store online, nelle librerie, nel sito dell'editore, dovunque, per fortuna dovunque. Allora, il nostro lo potete trovare in tutti gli store online, soprattutto su Amazon. Tra l'altro, essendo che appunto, oltre che essere pittrice, sono anche artigiana, per chi acquista i cartacei da noi e li diamo, facciamo fare anche delle sovracopertine molto interessanti, infatti come avete visto è in cover rigido questo, sì. E ci saranno anche dei gadget studiati apposta e personalizzati, per esempio per ogni generalista, ci sono le varie generali del continuum, ho studiato una sacca con delle pietre sacra, con delle piume, segnalibro con il nome di Tarot e altri gadget in più con un paragrafo inedito. Sì, perché per esempio in questo qua, che è un libro per Natale e roba genere, c'è la storia di Flusso, che sarebbe uno dei continuum spazio-tempo nelle varie evoluzioni del personaggio principale. E la protagonista è
delle generaliste, della generalessa rossa, per cui abbiamo studiato una sacca particolare, sì, con la nostra amica Cari. Esatto, comunque, come diciamo, sono tutti personaggi giocanti. E quindi chi vuole acquistare i cartacei da noi avrà anche i nostri gadget in omaggio. Ok, invece... Ok, e Francesca Marco, visto che prima voi eravate assenti, a Luisa ho chiesto cliente in quale momento della giornata preferisce scrivere, voi invece c'è un momento della giornata che preferite scrivere? Sì, la mattina, quando i figli sono a scuola. Ah, ok. Ma io la sera sono in sanchina, io più la mattina, lui è più un animale serale, ma a me piace la mattina. Ok. Poi solo una porre una domanda a Francesca e a Marco. Ci dite qualcosa di vita? Perché non ne sappiamo niente. Avrebbe dovuto essere vita, una guerriera che ha giocato alla... Io a tutti i giocatori chiedo tre colori. Attraverso quei tre colori so ricostruire il tipo di personaggio che verrà fuori per i giochi futuri. Lei ha tirato fuori i suoi tre colori, io gli ho dato un tipo di personaggio, lei lo ha modificato a modo suo con le sue caratteristiche e tutto il resto, e ci si è appassionata perché è una cosa sua adesso. Allora adesso Marco ti do io tre colori, io. Allora, indaco, viola e azzurro. Ottimo. Allora parliamo però di vita anche come scrittrice. Intanto vita non è soltanto la nostra coautrice, ma è anche la nostra editor e beta, e in pratica noi collaboriamo a 360 gradi nella scrittura, quindi dalla creazione fino alla correzione e all'editing, ci editiamo un po' uno con l'altro. Ovviamente abbiamo anche delle altre lettrici beta, delle amiche che ci aiutano per approfondire, diciamo, la stesura, e possiamo dire che io e Vita siamo l'una la controparte dell'altra, ci definiamo due parabatai, chi conosce Shadow Hunters sa... E come due parabatai noi in pratica abbiamo cominciato questa avventura e in pratica completandoci. Infatti uno dei più bei complimenti che ci fanno quando leggono i nostri libri è: sembra scritto da una sola persona. Ah. Cioè non è che dici si vede lo stacco tra uno stile e l'altro, certo. Si vede qua c'è una frattura nel world building perché... No, in pratica noi abbiamo uno stile che si sposa completamente. Poi, ecco, come ha accennato mio marito, lui è il master, diciamo, che ha dato le basi per molti giochi. Però poi, diciamo, le scrittrici siamo noi, io e Vita. È una persona molto speciale, è sensibile, è una persona generosa, è una bravissima grafica, è un artista a 360 gradi. E quindi peccato non averla avuta con noi. Infatti, ecco, ci sarebbe piaciuto, però tra problemi tecnici e quant'altro, ma almeno ci segue da casa. Allora, Marco. Comunque mi verrebbe fuori un guerriero arcobaleno, che sarebbe un guerriero di un altro mondo, che è tra il fantasy e la fantascienza, che sarebbe il terzo gioco, perché il mio gioco è formato in quattro parti, e sarebbe la terza parte di quel gioco. Fantastico. Sì. È un guerriero arcobaleno, si chiama, sarebbero dei guerrieri semidei. Non nel volume che uscirà il 28 aprile, che è La promessa di Atena, che è il secondo volume della Guerra di Continuo, li incontrerete questi guerrieri arcobaleno nel terzo volume, che si intitolerà I generali del pensiero unico, su cui ovviamente stiamo già lavorando. Tenete per un'altra evoluzione dei Continui Scorsi del Corpo. Sì, ma non mettiamo troppo okay. Ma poi che leggo, certo. Andrea, a te, okay. Le decisioni.
Ok, tanto visto che siamo in conclusione, allora, Luisa, Francesca e Marco, speriamo vi siate trovate bene. Se vorrete ritornare nella nuova edizione, fatemi sapere che vi prendo nominativo già, perché abbiamo già molti, molti ospiti che si sono prenotati, quindi me lo dite e poi dopo in caso vi segno e vi prenoto. Perché andremo a finire, ve lo dico già, anche a chi verrà poi, andremo a finire verso febbraio-marzo 2024, Io ve lo dico già in partenza. Abbiamo tanti, tanti. Grazie. Abbiamo avuto tantissime prenotazioni, quindi io lo specifico pure al fine di evitare problemi futuri, in modo che uno già lo sa che si deve armare di pazienza, perché abbiamo già molti ospiti in attesa. Complimenti. Noi intanto vi aspettiamo. Chiunque di voi è interessato a provare a fare delle sessioni di giochi di ruolo con Marco, ovviamente anche soprattutto online, sì, e magari diventare uno dei futuri protagonisti dei nostri libri. Semplicemente poi non posso spiegare il gioco perché ancora è inedito, però è un gioco privato, allora lo gioco solamente online. Esatto. Come mia figlia che in quel di Monza conduce per il gruppo Eterna Nox, non so se l'avete sentito, una trasmissione il martedì sera di giochi di ruolo online, anche lei, perché è un'appassionata. E viva i giochi online, perché partecipano persone di tutte le età e quindi vuol dire che il gioco piace a tutti, non ha limiti. Esatto, piace proprio a tutti. L'ultima un modo per liberare la fantasia, le stress. Viva la fantasia e chi la usa. No, soprattutto perché poi dovresti rapporto con gli altri. A proposito di fantasia, l'ultima domanda che volevo porre a Luisa. Luisa, è il tuo primo libro oppure hai scritto già qualche cos'altro? E quali sono i progetti futuri di scrittura? Allora, no, avevo detto che ho pubblicato già dei racconti, una raccolta di racconti vari, poesie. Sì, è il mio primo romanzo, sto in attesa della pubblicazione del secondo e sto scrivendo il terzo. Complimenti, allora ti aspetteremo alla prossima, spero, alla prossima tornata di trasmissioni da Andrea, perché è lui il padrone di casa del salotto. Ti aspetteremo con molto piacere. Quando vorrete ritornare ci fate sapere. Se il salotto purtroppo sarà completo, invece c'è il programma anche con Milena Bonvissuto, che ci abbiamo parlato in tasca, che è sulla falsariga di questo salotto. Quindi o da una parte o dall'altra spazio c'è. Da una parte o dall'altra troverete ospitalità. Anche perché lo stesso Francesca e Marco ci hanno detto che pubblicheranno il 28 aprile un altro libro, quindi noi lo aspettiamo. Non dico in anteprima, tra un paio di giorni sarà online, quindi è disponibile. Ok, perfetto. Grazie. Quello che pubblicherete con le mezzelane, questo sarà, che dicevate prima, visto che siete con le mezzelane pure voi? Sì, allora, con le mezzelane questo progetto su Cassandra Gold, e siamo in attesa appunto di fare l'editing con la cara Elena. Pure a me stai editando un libro, infatti, perché poi sono delle mezzelane. Sì, infatti lo sapevo e non vedo l'ora, infatti, che esca per fare qualche fiera insieme. Beh, quindi, insomma, l'aspettiamo con ansia. Anche lei è contentissima di questo progetto, perché ha detto, infatti, finalmente una cosa veramente originale. Infatti mi ha fatto tanto piacere. E niente, come tutte le cose belle, ci vuole il suo tempo. Sì, infatti, tempo al tempo... Ci vuole, deve maturare, deve crescere bene. Sì, esatto. Ogni libro. E quindi niente, siamo in attesa, però appunto c'è questo bel progetto. Intanto con Elena siamo d'accordo, intanto fai in self, in modo tale che poi quando uscirà con le mezzelane già avrà una bella... Le persone lo attenderanno, perché appunto la serie su Cassandra... Sarà una bella serie, la serie su Cassandra Gold. Aprirà tanti scenari, tante cose particolari, sarà in appieno nella storia, diciamo, dell'impero e niente. Aspettiamo. Ok, perfetto. Se non c'è altro, allora vi ringrazio nuovamente, di nuovo i saluti pure a chi ci ha guardato questa sera, a chi ci ha scritto e chi ci guarda, come diciamo sempre, in replica.
Quindi, se non c'è altro, io vi ringrazio nuovamente, vi auguro la buona serata e la buonanotte a tutti. Grazie. Grazie, 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 grazie a voi. Ospiti di Elisabetta di Palme. Grazie a tutti. Grazie. Ciao. Arrivederci. Ciao.